La prima conceria che mio padre ha fondato è stata nel 1946. La passione arriva dal fatto che sono nato in conceria. Negli anni 70 Torino era la patria dell'automobile. La Fiat, la Lancia facevano storia in quei periodi. E quindi noi abbiamo preferito dedicarci all'automotive, il nostro principale settore di riferimento. La Mario Levi è un'azienda che produce pelle, ma è anche un'azienda di confezione perché taglia e cuce le fodere in pelle. Le esigenze principali erano l'aumento della capacità produttiva, unito a una richiesta di una maggiore reattività. Oggi ci troviamo con 5 stabilimenti produttivi, più di 500 persone impiegate. E lo dico con una punta d'orgoglio, siamo l'unica società italiana ad avere il processo completo. Stiamo riscuotendo buon successo nel mercato dell'automotive. L'azienda ha deciso di investire nel processo di taglio esclusivamente nel taglio automatico. Crediamo che Electra sia un partner che conosce molto bene sia l'ambiente del processo di taglio, sia l'ambiente delle concerie ed effettivamente ti può dare dei buoni spunti di miglioramento in fasi che sono non strettamente legate al taglio della macchina. Siamo costantemente stimolati e reciprocamente, direi, al miglioramento. Abbiamo sempre cercato di andare incontro alle esigenze del cliente. L'implementazione del taglio automatico con Electra ha dato un vantaggio che è l'incremento della reattività e della flessibilità nel servizio. Poter ricevere una release di dime e trasformarla in tempi rapidissimi in prodotto è esclusivamente il taglio automatico. Stiamo operando con il Versalis ormai da quasi un anno. La questione è che il Versalis ha standardizzato, ha ottimizzato tutto. Noi abbiamo un risparmio sulle rese pelle di un 3-4% medio. I motivi che hanno spinto noi a adottarci questa tecnologia sono sicuramente la richiesta della flessibilità, dei tempi di reazione, del time to market, quindi un aumento della produttività che può andare dal 10 al 20%. Ci è piaciuto da subito l'approccio di Electra perché si pongono soprattutto come partner tecnologici e di sviluppo piuttosto di fornitori semplici di hardware e software. Le aziende possono essere belle, i macchinari possono essere splendidi, ma le aziende sono comunque fatte di uomini. Dal punto di vista della consulenza e dell'assistenza di Electra, soprattutto in fase formativa, abbiamo avuto un riscontro molto positivo. Con l'Electra ho proseguito un corso di formazione dove ci hanno spiegato i vari sistemi di lavoro, come lavorare meglio, come collaborare meglio. Per quanto riguarda il futuro, sono ottimista. Spero di dover ampliare gli stabilimenti con tante nuove macchine che magari sono anche far piacere a tutti.